questi amici qua mi hanno trattato di merda perché mi ricordo che quando entravano ragazze nuove, noi sapete, no? Tutti giovincelli, no? Quindi facciamo finta di. Ah, cioè, ci provavamo, parlavamo un po', quella che è bellina quella ragazza, là, guarda come si muove bene quando balla, no? E siccome loro non erano i più bellini della scuola, ovviamente si potevano permettere di insultare o sminuire chi non era bello come loro. Me. Io, Che dinamica di chi, di sì, Kirby. un giorno mentre facevamo riscaldamento, succede questo da qua e questo da qua mi ha fatto un male pazzesco. Stavamo correndo intorno alla sala ed entra questa nuova ragazza chiamata Caterina. Non è la mia ex. Caterina, che in cui andavo strada d'accordo, una bravissima ragazza, ci sentiamo pure sempre, fighissima. E mentre correvamo, si girano di questi e fa: questa te la lasciamo, gli scarti ti lasciamo. Ma che schifo, lei l'ha sentito? No. E io mentre correvo ho detto: cosa? Sono stato zitto, io non. Che cazzo gli devo dire? Ma Marco, io ero un piccolo figlio di piccolo. Ero. Lo so, io Marco, io Io sai. rispondevo Ma sempre. vedi che tu, è giusto tu. Giusto, infatti Un io sono. giorno sono andato al municipio a prendere Tania e ho detto dai andiamo via da sti due cani di merda, erano tutti là, tutti. Sentito? Tu, no, non hai capito, davanti a loro. È loro? È una Zitti, barcata questa qua. zitti, zitti, questo è un altro minchia, un pazzo. Stai Comunque attento. davvero opposti io e te. Sì, capito, Ma stranissimo. leggendariamente opposti. Sì, io sono tornato a casa e la prima cosa che faccio vado da mamma. E chiedo: mamma, secondo te sono bello? La prima cosa che faccio è stava cucinando, mi ricordo, lei sta cucinando e dice: mamma, ma secondo te sono bello? E lei fa: perché sta domanda? E ho detto: no, perché non, forse sono brutto, non gli volevo dire manco di chi me lo tu le cose. Lui fa: ma che dici, tu sei sempre bello. Però è sempre la mamma. E io da piccolo già stato qua, ci pensavo, dicevo: è la mamma. Lo Wow, chiedo a Lillo. che lui è brutto, quindi se sono No, no, brutto per lui è no. finito. E lui fa: mi spara una lillata, Che dice, che ovviamente. dice? E vado là, dico: Lillo, ma Lillo comunque siccome. non è brutto, secondo No, da me. ragazzo, secondo Posto. me. Lui Ma dice, pure lui ora. ha sempre detto che Sempre, era che brutto, brutto. Ma come ho sempre. visto la foto Secondo da me non è ragazzo? mai stato brutto. Vabbè, una lillata. E tra le faccio: Lillo, ma secondo te sono brutto? E lui fa. Ride e fa: un po'. E quindi dicevo. Dire un po' vuol dire un Perculato? Tu sei. bordello. Ho un figlio, tuo padre. Cioè, perculato da mio padre, porco. Riso e poi suro. Un po'. Fatto un po'. E lui fa un po'. Mi guarda negli occhi, vedeva che un po' tipo ridere, manca un po' pronto a piangere. Fa: però ricorda sempre che non è la bellezza quello che interessa, ma la simpatia, come sei dentro. Però figura, a me non me ne fottevo un cazzo di come ero dentro. Io dicevo: ma porco, sono andato a letto dicendo. E io gli ho detto: mamma, vedi che Lillo mi ha detto che forse sono un po' brutto. E hanno litigato, non lo capivo perché. Sì, perché io ricordo. Perché è successo? Praticamente, mi ricordo che a un certo punto Lillo torna. Io tipo stavo Hai detto giocando. non sto io che è brutto, ma solo un po'. Sì. Io giocavo alla Nintendo 64 a Zelda. Era un gioco che io finivo, giocavo di nuovo. Finivo, giocavo. Era nel salone. Mi ricordo che Lillo entra Eri e proprio un fa. brutto ragazzo, ti Sì, ricordo. sì, sì. Cioè, un bambino precoce dal papà dagli amici che gioca all'interno del 64 nel 2000 e quanto Però non ero. ti aveva dato un messaggio sbagliato, però non lo so, Non ci lo pensa. so, però mi fa. Ciccio, comunque, no, tu non sei brutto, mi fa. Cioè, non pensare che tu Questo sei. da dire. Mamma, Mamma ci ha questa è. Ma messo un po' sì, di. l'impronta. E ho detto: vabbè, già, quindi già ho capito. Tu dice: non sei brutto, però non. Veramente ci fa il carattere. E io: vabbè, Lillo, grazie, che se n'è andato. Io gioco da Zelda sempre Cringissimo. depresso. Dicevo: no, sono brutto. Quindi l'indomani mi sono svegliato. L'indomani andavo a scuola con quest'idea. Io ho riflettuto tanto su questa cosa di mio padre. Dicevo: mia mamma ha detto una cosa, io metto un'altra. Quello vero, parliamoci chiaro, forse è papà. Perché mamma ha un certo. Io conosco mamma. E mamma, per non farti rimanere male, ti dice Ma cose. anche lei è comunque una donna un po' illusa da alcune cose. Sì, anche se ora, almeno oggi, è Sì, più sì, sì. vera nelle cose, no? Io quelle cose là le sentivo proprio, porco Dio, sono un cesso, quindi Ha detto finisco. un po'.
Però capito, mi sentivo. Perché mi percolavano sempre alle prove, no? Andavo alle prove e dicevo, minchia, dicevo sempre cose brutte. Entro alle superiori. Finalmente un po' più un ragazzo, 14 anni, forse della vita, possiamo affrontarla. Mi spunta un brufolo qui, qui, non me lo so mai scordare, qua, che il dito faceva questo. E non sto scherzando, faceva un rilievo di grandissimo, scendeva. E io ho detto, mamma, non vuoi andare a scuola? Perché mi vergogno. E lei fa, no, ci devo andare. Qua ho detto io, vabbè, vado a scuola. No, Primo giorno. non è primo, tipo, era comunque prima, primo superiore, tipo, secondo mese. E spunto con sto coso in classe, tutti ridono, Marco. Tutti io. Sì, mi sedevo, dicevo, oh porca. Arriva tipo, c'è questo qua, sto un coglione, fratello di una tua compagna di classe. Lo sapevo. Ecco, e spuntano tipo a braccetto con due ragazze, tipo, guardarsi il fighetto Ma anche a me. comunque è davvero una scena da Sì, film ma poi ho americano di capito, merda. no, io ero tipo là per i cazzi miei, ero il ragazzone, arrivavo lui con queste ragazze qua, poi comunque io dicevo, ma hai due nasi, se sono andati io. No, tre cazzi, uno dentro di lei, uno dentro di te. Sarebbe stato bellissimo. Minchia, niente, il giorno dopo non sono andato a scuola, tipo, mamma, io oggi parlo quanto cazzo vuoi, non ci vado a scuola, non ci voglio Ma non ha andare. provato a togliertelo? O No, serviva la Marco, enorme, chirurgia no, plastica? chirurgia plastica, là era un lavoro di chirurgia plastica di almeno 3.000 euro. No, minimo. L'anestesia tu non Sì, vale. sì, sì. A un certo punto ho detto, io non posso farmi. Perché comunque un brufolo di quel rilievo Ma era dopo davvero. Ma giorni passa. io ho un ricordo di questo vellutato brufolo. Sì, di qua, di Era questo tipo qua. rosa. Sì, era rosa, ti aveva preso tipo, era un piccolo Majin Buu qua. E mi ricordo il terzo giorno, perché non può fare troppe assenze, ho detto, vabbè, se faccio metti il cerotto, che devo fare? Vado a scuola con un cerotto qua. Solamente che già te l'hai spoilerato, Sì, quindi. sì, sì. E Ti sei messo il arrivo, cerotto? sì, arrivo a scuola, tutti già manco entravo, già ridevano di me. Ovviamente le battevo col cerotto, stai coprendo il secondo naso, qua, là. Quindi io, blastato, questo qua, proprio, dicevo, ma Dio, ma lasciatemi in pace, Dio, non mi ha fatto male a nessuno, perché proprio a me, Dio, che torno a casa pure mio padre stesso mi dice che sono brutto, porco. Comunque, finisce tutto, inizio a ballare e arrivo in terzo superiore, inizio a fare il permiso su tutti quanti, mi bocciano e cambio scuola. All'Antonello, l'Antonello famosa perché piena di zalli, tamarri, però è molto meglio. La prima cosa che fanno quando entro è inchiodare tu vedi il bisazza snobbino, questo qua, sì, tu qua non facciamo un cazzo, qua non hai capito niente, io, mamma mia, porco, primo giorno. E io già iniziavo a dire... Vabbè ragazzi, dico, non è che dico, vengo, sono stato bocciato, quindi non è che studio, tranquilli, cioè, tutto sta... Certo. loro dicevano, e comunque un po' mi perculavano. Sti bastardoni, che è successo? Periodo facciamoci conoscere, quello è il periodo, quando è iniziato. Ok. Quindi là il boom. Inizio a vedere che tutte le persone che prima mi andavano contro, adesso indietreggiano e fanno, mi danno pure la mano adesso. E io Ma dico... sei serio? Certo, Marco, io ho visto sta cosa in modo, per questo sono tantissimo insicuro di me. Perché io ho visto che la gente ha fatto così solo quando hanno visto i numeri. Quindi a te non ti interessava un cazzo di quello che ero io. Ora ti interessa perché ho fatto vedere che faccio ridere. Se mi avessi dato la possibilità l'avrei fatto pure a te, pezzo di merda. Quindi tutti i compagni adesso, Ciccio, bello, l'ultima volta Ciccio, sì, ok, bella, bella, bella. Quindi non, solamente, non ho mai fatto il giro con nessuna classe, non ho mai fatto un cazzo con nessuno perché a me non interessava nessuno. Volevo bene a tutti perché non ho mai fatto male a nessuno, ma non mi interessava veramente di nessuno. Mi invitavano a cena fuori e io non ci uscivo, mi seccavo. Le stesse persone anche alle prove, adesso finalmente perché qualche fan carina o le persone mi contattavano, adesso Ciccio vale Anche a me le prove è qualcosa. successo. Lo so. Lo so, Minchia, ho fatto sempre schifo. e sto qua l'ho odiata, porco, odia delle persone che mi andavano contro, anche delle scuole, delle medie, che mi percolavano tutti a leccarmi il culo, qua, là. Quindi, ecco perché oggi sono Si un capisce tutto, miscuglio si di capisce cazzo, tutto. capito? Io quando sono diventato famoso... Io sono sempre stato abbastanza, cioè io ho sempre avuto l'amicizia che mi portava avanti, mi faceva stare tranquillo perché io ne avevo poche, ma erano tutte
molto particolare perché avevo molto in comune con me e ci divertivamo. Perciò non mi è mai interessato di avere numeri nell'amicizia. Quando però la famiglia e soprattutto le prove sono il gruppo folclorico di mio La sala prove, padre, sì, sì, dovevo. tutti zalli. Quando sono diventato famoso, sono venuti tutti, mi hanno trattato tutti, Ciccio da così a così, hanno iniziato pure a chiedermi i favori, a farmi i complimenti, e io rispondevo sempre, senti, no, 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 no. E non mi faceva niente, cioè ottenere un complimento dopo che arrivano i numeri, ci credo, del fatto che forse dovevamo parlare di più, forse dovevo essere più buono con te e farti capire e poi parlare con me. E la comunicazione artistica ha sopperito a quella umana che non c'è stata. Però Già, sì, vattene a fare in culo. è orrendo, ma Cioè, anche non per la tua così, non persona. così. Sì, è Che un grande cazzo un insulto all'intelligenza di è? Cioè, vale qualcuno. soltanto per quello che fai. Io Oh! gli avrei perdonato, se mi avessero chiesto scusa, non avrei perdonato. Perché comunque sia, loro non si sono mai posti il discorso di... Ma che bravo, però per 10 anni della sua vita gli abbiamo detto che non lo è per niente, anzi che deve smetterla. A me dicevano i miei stessi genitori, smettila di fare quello che fai, smettila, fai una cosa migliore, smettila, 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 smettila. E io Meno male non... che ci siamo ritrovati a te comunque. Sì. La cosa brutta è che io comunque l'ho vissuta male, ma in maniera raccolta dentro, e sono stati tanti pezzi di merda che poi si sono uniti e hanno fatto uno grosso. Tu l'hai presa male fin dall'inizio, tantissimo. Io Sì. non me la vivevo così. Ma anche lì più Io di carattere forte, più di me ne fotto. E invece non me ne fottevo li proprio. odiavo tutti, infatti. Tu sei stata la prima Mi persona che sono ha mi... veramente si è incuriosita di me. Cioè? Tu quando mi hai chiesto tutta la mia vita, sei la prima persona che me l'ha Ma sei chiesto. serio? Sì, a 14 anni, capito? Per questo ti dicevo, minchia, finalmente. Per questo quando tornavo a casa, minchia, c'è mio fratello, se Ci vai. siamo scialati. Avvicinarci è stata la cosa migliore che No, potevamo fare, la pazzesco. decisione migliore. Mamma mia, Ti quel avvicini a giorno. qualcuno e questo qualcuno è della tua famiglia, quindi già sai come ha vissuto, anche se non vi siete parlati, sai in che posto è vissuto, Certo, quindi ti certo. conosci. È vicino a te, puoi vederlo sempre, quindi comodo, è Minchia a comodo. casa, c'è cioè, la dorme accanto anche Alla fine ci piacevano le stesse cose. a te. Non ce lo siamo mai Cioè, siamo detto. andati, sì, infatti. Tu che Minchia. giocavi a Zelda, cioè questa cosa qua è stato un po' io che ero ipocrita, perché io non davo mai attenzione ai miei genitori, e loro facevano arte, folk, Già, esatto, sì. ballavano, cantavano, loro non davano mai attenzione a me, e io facevo Già. arte, e io non davo mai attenzione a te, e tu stavi imparando a farla, tra parentesi, una cosa che piaceva anche tantissimo a me, i videogiochi, io non ti guardavo mai da piccolo quando giocavi. Io mi sono delle pochissime volte in cui ho detto tipo Vero? sì, io ho tipo 3000 aspetto su Twitch. Bello. Sì, poi andavo e Anch'io lo facevo con mamma. Per dicevo vabbè, mamma me era un onore quello che mi guardavano i miei minchia. genitori, e non, però passavano solo di là. Non sono mai stati. Come cazzo si chiama? Vengono da famiglie in cui i videogiochi sono e poi che sono, ma tutti. Comunque, non ho mai visto un genitore di quei tempi, è Però non è, raro. capito, a quel punto non è neanche i videogiochi, è tuo figlio, sta Già, giocando. vabbè. Concetti diversi, metodi diversi di come fare il genitore, secondo me. Non, Più facile di oggi. quello che sembra. Sì, è vero.